Amore! Guarda. Guarda che ciccione che sei. Ti piace? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi dispiace, allora, in questo momento mi vedrete in condizioni proprio pietose. Ma proprio le più pietose che... che di qualsiasi altro video che io abbia fatto su YouTube. Ho dei capelli di merda. Il fondotinta in Italia non funziona a quanto pare, perché io lo metto, c'è troppo caldo e quindi vi beccate il mio faccione pieno di lentiggini. Quindi, allora, siccome ho un sacco di tempo che non faccio un video, cioè in realtà non è, cioè poi è una settimana, poi non so quando pubblicherò questo video, ma in realtà oggi è una settimana che non pubblico niente e per me è stranissimo perché solitamente mi devo 2-3 video a settimana. Non sono morta ancora, è che sono tornata in Italia e da quando sono tornata in Italia ho avuto cose da fare, quindi oggi ho deciso, vabbè dai, cerco di filmare qualcosina giusto per, quindi forse in questo periodo in cui sarò in Italia e dopo andrò anche a fare il mio viaggio con lui, forse non pubblicherò più di tanto, però vabbè, non credo che a qualcuno freghi qualcosa. Oggi farò un nuovo video e ho deciso di parlare delle cose, ho preso questa idea da Briller, se non conoscete, lui è un ragazzo americano che fa video in italiano, e ha fatto questa serie di video dove diceva le cose che sono normali negli Stati Uniti ma non sono normali in Italia, oppure il contrario, insomma. Quindi ho deciso di prendere questa idea e farla con il Canada e l'Italia. Siccome sono tornata in Italia, giustamente quando torni in Italia ti accorgi di un po' di cose, cioè, ti accorgi delle differenze che ci sono effettivamente tra i due paesi, quando magari ci pensi ogni tanto, ci sì, è vero, però te ne accorgi quando torni, dopo tanto tempo, soprattutto se andate via tipo anche 6 mesi dall'Italia, poi tornate, capite che ci sono quelle cose che vi eravate scordati, per modo di dire. Quindi ho deciso di fare, dirò 5 cose che sono normali in Canada ma non sono normali in Italia. Non dico, non sto parlando di cose illegali o robe del genere. Allora, la prima cosa che mi viene in mente solo perché appunto una volta che sono entrata in Europa, neanche in Italia, in Europa, anche perché ho fatto lo scalo a Bruxelles, ho notato questa cosa che sulle scale mobili la gente non sa come comportarsi qua. Cioè, tu vai in Canada, ci sono le scale mobili, sulla destra ci sono le persone che stanno ferme, sulla sinistra le persone che vogliono salire o scendere, perché appunto tu fai lo spazio per quelle persone che magari usano le scale mobili ma non è che vogliono star lì ferme ad arrivare fino alla fine, insomma. Quindi solitamente in Canada, anche nelle metro, anche in qualsiasi scala mobile che tu trovi in giro, la destra è fatta... c'è un pelo di gatto. La destra è fatta per le persone che stanno ferme e la sinistra è fatta per le persone che si muovono. Ecco, perfetto. E qua no. Qua tutti fanno quello che vogliono, anche quando cammini per strada, cioè tu cammini sulla tua parte destra e c'è qualcuno che arriva dall'altra parte e comunque sei tu che ti devi spostare, non è l'altra persona. Cioè, prima mi è capitato sul ponte a Venezia, sul ponte dell'Accademia, che io stavo scendendo, c'era poco spazio perché stanno facendo dei lavori in questo momento, c'era pochissimo spazio, io stavo sulla mia parte destra, sta vecchia de merda stava salendo, no, cioè con tutto lo spazio che c'era sono io che ho dovuto spostarmi. Cioè, ma ti sembra normale? A me no. La cosa che in Canada è normale, cioè nel senso normale, una cosa che in Canada si usa di più sono gli SMS. Qua in Italia tutti usano WhatsApp, tutti usano Viber, un Messenger, qualsiasi cosa. Invece in Canada la gente usa i messaggi, perché, e vi spiego anche il perché, non perché siano antiquati o siano strani, bizzarri, perché tante persone, allora, come ho già detto, i telefoni, cioè le tariffe telefoniche lì in Canada costano un fottio di soldi, quindi solitamente si ciccina. Quindi solitamente le persone usano gli SMS perché rientrano nell'offerta base tipo chiamate e SMS, perché non tutti hanno internet sul telefono. Sì, non tutti hanno internet sul telefono, una cosa assurda però è vera. Invece qua tutti hanno internet, tutti hanno un iPhone, tutti usano WhatsApp. Però appunto, cioè anche io quando torno in Italia io ho un'offerta tipo 50.000 giga, 50.000 numeri, 50.000 minuti, robe del genere. E in Canada invece pago 50 dollari, o tipo sì, o 6 giga, o chiamate illimitate, SMS illimitati, però 6 giga, 50 dollari, vabbè. Terza cosa, è la macchina automatica. Mentre qua in Italia, quando si fa il test della patente, sei obbligato a fare il test con la macchina manuale, lì in Canada non è vero. Quando tu fai il test della patente,
sei tu che porti la tua stessa cioè la tua macchina la porti all'esame. Infatti quando io ho fatto l'esame ho dovuto portare la mia macchina, infatti per questo che avevo comprato la macchina, e quindi lì tu puoi portare qualsiasi macchina. Cioè tu quando impari a guidare, allora non interessa che sia automatica che sia manuale, quando ti danno la patente tu puoi guidare qualsiasi cosa, cioè qualsiasi cosa, nel senso sia manuale che automatica. Non è che per forza devi fare una patente con il manuale per guidare il manuale. Io ho già fatto un video più profondo, più esplicativo sulla patente tanto tempo fa, se volete ve lo lascio linkato se vi interessa un po' come funziona, quali sono le differenze, perché ci sono tantissime differenze per la patente. Però sì, in Canada tanti hanno l'automatico e non il manuale, e vi spiego anche perché. Non perché siano sfaticati e che tanta gente ha l'impressione che il manuale sia la cosa più fica del mondo, non è vero, io detesto il manuale, mi sta proprio sui coglioni. Non ho mai avuto intenzione di avere una macchina manuale dopo aver preso la patente in Italia, poi ho fatto anche la patente canadese, ho detto no, non frega niente, io voglio una macchina automatica. E vi spiego anche perché: ci sono tante tante salite, tante discese, tante colline, tante questo genere di cose, col manuale non fate nulla, assolutamente nulla. Durante l'inverno una macchina manuale è veramente scomodissima, ve lo dico io, perché avevo fatto anche pratica con le macchine manuali, perché la mamma di lui appunto ha una macchina manuale, e ho fatto un po' di pratica prima degli esami, ma vi giuro era inverno, perché io ho preso la patente tipo che era giugno, però avevo iniziato le pratiche aprile, che c'era ancora la neve. Quindi sì, ecco, diciamo che la macchina manuale non è proprio la migliore macchina per gli inverni. Poi vabbè, se una persona ha una macchina per l'inverno e una per l'estate, lì dice vabbè magari ho la manuale, però diciamo che a me personalmente la manuale mi fa schifo, quindi non mi interessa la gente che dice sì, perché il manuale è la vera guida. La quarta cosa è il fumo. Io ho già parlato del fumo in diversi video, mi sembra che avevo parlato delle le cose che mi piacciono del Canada, una roba del genere, adesso magari ve lo lascio linkato, dove dicevo che appunto in Quebec, almeno in Quebec, non so nelle altre parti del Canada, ma credo che valga un po' ovunque, in Canada tu non puoi fumare se non sei a distanza di 9 metri da un'uscita, da una fermata, da un qualsiasi posto pubblico, tu non puoi fumare. Come qua invece vai alla fermata e diventi tipo un arrosticino, lì non funziona così. La gente, a parte che in Canada la gente fuma molto molto meno rispetto alle persone in Italia, non perché costi tanto, anzi i prezzi sono uguali, cioè vi dirò, non sono tipo iper costose le sigarette, non perché io lo sappia, perché io non fumo, però il mio coinquilino fumava e quando andavamo con lui a comprare le sigarette non è che costassero l'ira di Dio, però c'è pochissima gente che fuma e questa cosa mi va benissimo, perché io detesto l'odore di fumo, proprio mi dà fastidio. Quindi la gente fuma meno, però anche il fatto che chi fuma deve farlo veramente a distanze adeguate per legge, se no ti fanno delle multe assurde. Quindi qualsiasi posto, un supermercato, una scuola, una fermata, qualsiasi posto dove ci sono le persone, tu devi fare 9 metri per poter fumare. L'ultima cosa è il fatto che tu devi essere registrato ovunque per poter fare qualsiasi cosa. Vuoi andare in farmacia a, non so, a prenderti la pillola? Devi avere un dossier in farmacia. Vuoi andare dall'oculista a comprarsi delle lenti a contatto? Devi avere un dossier nel loro sistema. Questo dossier solitamente è lunghissimo da fare. Devi sempre, tipo, o ogni volta che cambi casa o indirizzo devi avvisarli. Non so, vuoi andare dal dentista? Devi essere registrato presso quel dentista. Non è come qua che dici, vabbè, vado da un qualsiasi dentista perché vabbè che me frega. Quando io mi sono tolta i denti del giudizio, cioè questi due, quelli sopra li avevo tolti da un medico, quelli sotto li ho tolti da un altro medico. Non è che cioè sì, ti dico, ti registrano magari per l'appuntamento o magari ti tengono nella memoria, non lo so, ti fanno anche magari loro un dossier, però non è come in Canada, proprio sono esagerati, vogliono un dossier per ogni cosa, ogni fottuta cosa. Mi ricordo quando ero andata a farmi la visita degli occhi, sono andata appunto da un posto dove vendono gli occhiali, come si chiama? Vabbè, insomma, avete capito? L'italiano se ne va. Sì, cioè mi hanno fatto registrare tipo dove vivi, telefono, numero di casa, assicurazione. Ovviamente se non hai l'assicurazione non ti fanno nulla, cioè o devi pagare tutto tu, appunto certe volte non accettano che tu non abbia un'assicurazione sanitaria. Io in questo momento non ce l'ho, torno in Canada senza assicurazione sanitaria e morirò. Quindi sì, questa è una cosa diversa, invece qua, cioè vuoi andare a prendere le lenti,
vai da uno, vuoi farti gli occhiali da un altro, fai gli occhiali da un altro, prenditi la pillola, basta che tu abbia la ricetta. Però la cosa della pillola, effettivamente in Canada ti danno la ricetta per 2 anni, non ogni 6 mesi, il che è molto utile, e probabilmente le ragazze che prendono la pillola capiranno lo struggle di andare ogni 6 mesi a rinnovare la ricetta, invece là per 2 anni, e ovviamente questa ricetta la porti in quella farmacia, loro se la tengono per 2 anni. Se tu devi cambiare città, come a me capita adesso che devo cambiare città, devono chiamarsi tra di loro le farmacie per spostare il mio dossier. Cioè, una cosa terribile, onestamente una cosa terribile che io odio. Infatti quando arrivo l'altro giorno mi sono messa a cambiare tutti, ovunque, banche, università, tutto quanto, mi sono messa a cambiare l'indirizzo di casa, perché appunto ci trasferiremo a luglio. Oh mio Dio, mi sono accorta solo in quel momento quanto sia fastidioso cercare tutti quei posti dove io abbia un dossier per cambiare l'indirizzo di casa. Cioè ero tipo, oh Gesù Cristo. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Farò appunto, ho altre cose di cui parlare, di queste differenze. Spero che questa tipologia di video vi piaccia. Fatemi sapere se vi viene in mente qualcosa, perché io mi sono fatta una lista di cose e adesso ho detto queste 5 prime cose che mi sono venute in mente. Poi magari se mi vengono in mente altre cose appunto stando in Italia, ve le farò comunque sapere in un prossimo video. Se vi viene però in mente qualcos'altro, fatemelo sapere. Se avete domande come al solito, se avete idee per un video, per un futuro video, fatemelo sapere. Io sono ben contenta di rispondere alle domande, sono ben contenta di fare video su richiesta, tutto questo genere di cose. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!